Bene, allora, Alessandro, stasera ci parlerai di? Pick and roll offensivo. Pick and roll offensivo, argomento l'1 e il 5, questo mi piace 5. Un sacco. Prego, a te la parola. E le immagini. E le immagini. Allora, come vediamo, diciamo che il pick and roll possiamo dire che è un gioco, inizialmente che può sembrare un gioco a due, perché c'è un giocatore che porta un blocco sul difensore che difende sull'uomo con la palla, per cercare di liberare il giocatore con la palla, però in realtà adesso vedremo poi nelle immagini quando ci sarà l'impatto dell'attaccante sul difensore, non è soltanto visto come un gioco a due, ma bensì se lo andiamo ad analizzare un gioco che prevede la collaborazione con altri giocatori, quindi con le cosiddette, tecnicamente dette, le sponde, cioè con coloro che possono ricevere un passaggio fuori dalla linea dei tre punti per coinvolgere poi i giocatori interni. Adesso qui abbiamo una serie di blocchi. Certo, è una serie di allenamento con blocchi multipli. Con blocchi multipli e quindi quando poi avremo una situazione dove, ecco, vediamo l'impatto del difensore che gira e rolla dentro, quindi pick and roll, nel senso che dopo che ha bloccato, il giocatore che ha bloccato corre nel cuore dell'area, va verso, a mettere la testa, diciamo, sotto la retina, ecco che da questo momento si cercherà o di servire il lungo con un passaggio diretto sotto, però non è proprio la cosa più indicata, soprattutto quando si comincia ad insegnare il pick and roll, che generalmente è visto nelle categorie, diciamo, under 17-19, perché è un passaggio difficile. In Serie A se ne vedono, ma in Serie A magari a volte sono cattivi maestri, perché comunque c'è un talento tecnico differente rispetto magari a un under 17 o un under 19. Quindi l'uso di un terzo giocatore o un quarto giocatore per provare a servire il giocatore che ha bloccato, e adesso vediamo il 31 che rolla, va verso il canestro, questo passaggio che abbiamo visto ora è un passaggio molto difficile, quindi si cerca di coinvolgere anche i giocatori sul perimetro per poi dare la palla al giocatore che ha rollato dentro. Ecco, ti faccio una domanda difficile. Il pick and roll è sempre un gioco efficace, soprattutto quando c'è una squadra che in difesa è particolarmente attenta, oppure nel basket attuale ce n'è forse troppo un abuso? Diciamo che ormai nelle prime squadre, in campionati senior, il pick and roll c'è in quasi tutti i giochi. In alcuni casi giocato magari anche non con una qualità eccezionale, quindi per qualità eccezionale mi riferisco al fatto che magari un blocco non viene portato in modo corretto e di conseguenza non si crea il vantaggio giusto, o chi ha la palla non attacca, si dice, il pick and roll, nel senso che arresta o troppo in fretta il palleggio, oppure ha scarsa qualità nel mettere, nel passare la palla ai compagni liberi. Quindi è un gioco da allenare, cioè il pick and roll o pick and pop, che sia, che è il contrario di pick and roll. Quindi è un gioco da allenare, tanto è vero che non si gioca subito nei settori giovanili a alta delle categorie, dalle 17-19. Si comincia almeno dal 17-19. Sicuramente le categorie under 19 nei sistemi di gioco, diciamo, è previsto che ci sia l'uso del pick and roll, anche perché utilizzando il pick and roll in partita e in allenamento soprattutto permette di allenare anche i giocatori a difendere, certo, il pick and roll, che poi inevitabilmente un giorno o l'altro, se sono categorie under 19, si troveranno in una prima squadra e dovranno giocare il pick and roll, ma soprattutto essere in grado di difendere sul pick and roll e stare alle richieste che gli allenatori delle prime squadre fanno a loro. Quindi l'uso del pick and roll a livello di under 19 sicuramente credo ci voglia, forse è arrivato il momento di abbassare un pochino la soglia e portarla addirittura a cominciare a lavorarci sopra alla categoria under 17, non in modo sistematico e invasivo, ma cominciare a vedere qualcosina. Il pick and roll divide un po' i mondi, però. Qui, dicendo questo, apri una ferita a me grossa da qui a qui, perché questa cosa è che una volta, 17 anni, lo dicevamo l'altra volta con Vidili, si esordiva in Serie A e si era anche giocatori determinanti. E guarda caso, anche questa cosa l'avevamo detta col vecchio Piero Guerra. Posso dire vecchio, Piero? Sì. Per il basket, no, perché anch'io, voglio dire, anch'io sono in quella categoria. Cioè,
Il pick and roll chi l'ha inventato? Quei due lì che erano a Milano che facevano quel gesto? No, lì. Sì, no, certo, diciamo che l'hanno perfezionato in Italia loro, ma adesso è completamente diverso. Adesso si gioca pick and roll anche tra due e tre, per dire. Sì. Infatti, non è più 1-5 il pick and roll classico, ed è ancora più utilizzato, come diceva prima il coach, il pick and pop, perché è fondamentale avere un lungo che tiri da fuori e che quindi apra ancora di più le difese. E poi di solito, soprattutto tra gli esterni bravi, il playmaker quando sfrutta il blocco riesce finalmente a battere il suo difensore e a chiudere. Detto questo, sull'utilizzo tra i giovanissimi, poi per carità, loro hanno più esperienza, del pick and roll, per carità, però bisogna anche insegnare a sti ragazzi a battere i difensori senza bisogno di altro correre, aiuto dal palleggio. E ancora prima correre, perché a 14-15 anni corrono per il campo, fondamentali. Inguardabili. Comunque, non è colpa di Alessandro Porcella, no, grazie Alessandro, un applauso, ma è competente come sempre.